Ragazzi, avete presente il prodotto di cui vi parlavo mercoledì? Ebbene, oggi 28.06.2019 è appena arrivato e si nasconde qua dietro. Ma prima di iniziare l'unboxing e quindi andare a vedere questo prodotto, lo testiamo un attimino, facciamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo dire principalmente, o comunque prima di tutto, una cosa. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati ancora una volta qui sul canale. E oggi, come potete vedere, sono proprio in tuta, sono proprio a tema per questo video, perché oggi parliamo di un prodotto tech ma sportivo e non solo. Quindi direi proprio di iniziare a bomba con questa, diciamo, tipologia che a quanto pare vi piace. Certo, non abbiamo fatto numeri, lo sapete, esagerati, ma come ho detto su Instagram ho visto proprio interazioni e tanti feedback positivi. Quindi se volete che questa serie di video molto vloggosi, adesso siamo di nuovo in camera, lo so, però poi andremo a fare qualche testo anche voi, non vi preoccupate, ma comunque se volete che questa serie continui di unboxing e non solo, sapete già bene cosa fare. Quindi pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, l'ho detto già, condividete, spammate questo video dappertutto e preparatevi, perché domenica, questo video uscirà prima di domenica, uscirà la top giochi del mese, fine mese. Quindi come promesso arriviamo anche con quella, quindi belli carichi, partiamo subito perché non ce la faccio più. C'è il pacco lì che mi guarda ancora con la pellicola e voglio proprio quel momento proprio di spellicola. Non ce la faccio più. Partiamo subito, quindi andiamo sulla scrivania. Dovete sapere che ogni volta che devo fare un video io devo spostare tutto. Quindi facciamo, e uno, ciao, e due. Questa volta questa sedia ce la mettiamo qua. Questa qui ce la mettiamo qui e posizioniamo la fotocamera nella maniera più ottimale possibile, che in questo caso dovrebbe essere questa qui. Giriamo lo schermino, mettiamoci qua ed eccoci qua. Magari ci avviciniamo un attimino e alziamo un pochettino l'inquadratura per parlare un attimino, se sempre se ce la facciamo. Perfetto, dovrei essere anche abbastanza allineato. E allora ragazzi, partiamo, e partiamo subito col dire una cosa: se questo prodotto vi è piaciuto, e so che vi è piaciuto per tutti i feedback e anche per gli acquisti e le foto che mi avete mandato, e parlo di queste qui, queste paio di cuffie di AOK fighissime, ve l'ho detto, perché belle esteticamente, le utilizzo tanto anche per editare i video e vedete ragazzi che sono veramente bellissime, sempre di AOK. Questo prodotto secondo me vi farà spendere qualcosina in più, ma non l'ho provato ancora, ma però sono molto fiducioso, quindi speriamo che non mi deluda. Ma iniziamo subito perché sennò E di cosa parliamo? Adesso lo prendo e parlo ragazzi di questo qui, questo bel giugiulino. Sono un paio di cuffie True Wireless di AOK, che ragazzi hanno ricarica wireless, ho visto bene, sono un pochettino impermeabili, sono troppo belle. Quindi partiamo subito. E magari ragazzi, MyProtein, se volete sponsorizzarmi, sapete bene cosa fare. Ma comunque partiamo subito. Devo prendere assolutamente il taglierino anche questa volta, perché come al solito non l'ho preso. Sono fuori inquadratura, non ancora, però vabbè, facciamo così. Arrivo. Prendiamo il taglierino e spellicoliamo. Facciamo un taglio di così, se ce la faccio. Sentite? Perfetto, facciamo di così. Ah, mamma mia ragazzi, quanto è bello togliere le pellicoline, voi non potete immaginare. Buttiamo questa piccola carta da questa parte qua e si solleva facilmente? Assolutamente no. Non ce la faremo mai. Dai, forza. Sto sudando. Però ragazzi, mamma mia, ma quanto è bello il design di questi prodotti, troppo, troppo. Speriamo che non cade, ma guardate qua. Ecco, sta cadendo, no. Mamma mia. Bellissime, non vedo l'ora di provarle, eccole qui. Belle, piccoline, sono molto simili appunto a queste qui, solo che hanno, diciamo, questo archetto qua leggermente più piccolo, come potete vedere, ma sono veramente fighe. Mettiamole subito all'orecchio, vediamo un po'. Mamma mia, mi ricordano tantissimo le Icon X, anche per l'indostabilità, anche se a primo impatto, a parte che adesso non sento praticamente niente, isolano tanto, non escono neanche tantissimo dall'orecchio, quindi ci potrebbe anche stare. Vabbè, dobbiamo un attimino testare anche questa cosa qui, ma ragazzi, mamma mia, isolano tantissimo, ma allo stesso tempo vi posso già dire che sono veramente comode da testare. Ovviamente vi faccio vedere anche questo. Ragazzi miei, abbiamo, metti a fuoco per favore, metti a fuoco, abbiamo la Type-C, mamma mia, torna da me, grande. Poi, se si apre in questo modo qua, vedete,
tipo quando comprate il sale, il pepe, si apre in questo modo qui. Certo, un meccanismo non proprio forse sicurissimo da provare, non lo so. Ci sono quattro LED in questa parte qui. Andiamole subito a mettere all'interno del cofanetto. Hanno anche un'ottima calamita, mamma mia, l'ha presa subito. Eccole qua. Mamma mia ragazzi, sono troppo belle, esteticamente sono una cosa fantastica. Togliamo la parte superiore, vi faccio vedere che ci sono ovviamente soliti, diciamo, solito assetto. E facciamo una cosa, togliamo questo pacchettino qua e vi dico che all'interno ci sono... Se escono, eccolo qui, tutti i vari diciamo adattatori del caso, quindi gommini eccetera eccetera eccetera, cosa che praticamente non mi interessa perché almeno da quello che ho visto vanno già in maniera perfetta. Quindi oggi non solo, mi raccomando seguitemi su Instagram perché sto provando la zavorra nuova, bella, mamma mia, figata. Se non sapete che cos'è, scoprite su Instagram, quindi mi raccomando. E visto che devo provare la zavorra, oggi provo anche queste cuffie. E mamma mia, la qualità di questo cavo quanto è alta! Questo lo uso proprio come mio cavo personale perché è bello piccolo, ma ragazzi ha una qualità esagerata. Vediamo se mette a fuoco la mia fotocamerina. Magari premiamo di nuovo. Ancora? Troppo vicino? Non ce la fa? Non ce la fa! Grazie, ma comunque ragazzi vi assicuro che è veramente ottimo, vi farò qualche ripresa assolutamente perché ne vale la pena questa volta e mamma mia la qualità. Ma adesso la cosa più importante è andare a sentire un pochettino il sound, quindi prendiamo subitissimo, proprio adesso, now, veloce, proprio instant, il nostro bellissimo smartphone. Ok, attiva, chiudi, quante cose sono qui. Ok, dispositivi connessi in precedenza, no, accoppia nuovo dispositivo. C'è un pulsante per il pairing o si attiva automaticamente? Non lo so, lo scopriremo soltanto vivendo, penso. Oppure le devo inserire, forse devo togliere, perché vedo che qui si è acceso un LED, quindi faccio così. Ha parlato. Vediamo un po'. Devo tenere premuto forse da qualche parte. Ok, tenendo premuto con un tap prolungato sono touch. Si attiva il pairing, li ho trovate. Si sta accoppiando. Consenti, accoppia. Connesse, semplice. Ok, quindi sono touch, perfetto. Ma adesso vediamo la qualità. Quindi attiviamo il nostro bellissimo Spotify. E andiamo un po' su... lo proviamo con Secret di The Weeknd. Ma si è attivata solo questa, o mi sbaglio? Doppio tap? No, stappa, cioè, va avanti e indietro, perfetto. Ragazzi, non va dalla sinistra. Non c'è niente da fare, sono sfigato con queste cuffie. Sono carico, sono costruite bene e tutto, ma... perché non va? Ma forse scarica? Non lo so. Ok ragazzi, fotocamera, mettimi a fuoco che ho un bel po' di cosucce da dire. Ok, facciamo così, mi mette a fuoco? Per favore, gentilmente. Grazie. Perfetto ragazzi, allora le ho testate un attimino mentre facevo due clip, le ho messe a caricare e vi dico che sono una bomba. Sono riuscito a far partire anche la seconda, che appunto quella sinistra era principalmente scarica come detto in precedenza. Le ho fatte caricare un pochettino, ho fatto qualche clip e adesso vi parlo un attimino di quelle che sono state appunto le mie sensazioni. E vi dico ragazzi che mi hanno colpito tantissimo. Sono riuscito a far partire appunto entrambi, sincronizzate, non ci sono problemi. Si appunto connettono abbastanza velocemente allo smartphone. Tutto da testare ovviamente, sono solo ed esclusivamente prime impressioni, voglio sottolineare questa cosa, ma comunque che cosa vi volevo dire? Vi volevo dire che hanno delle ottime gesture, tap singolo per mettere in play o in pausa, doppio tap per andare appunto avanti con la traccia e quindi cambiare appunto traccia, scusatemi, mentre per quanto riguarda un'altra cosa molto interessante è quella relativa appunto al richiamo degli assistenti, tutto da testare sia Google che Siri, quindi proverò entrambi. E un'altra cosa che appunto anche mi è piaciuta è la gestione del volume, tap prolungato a sinistra per abbassare, tap prolungato a destra per alzare il volume. Volume bello alto, ma ovviamente, vi ripeto, tutto da provare. E dove lo proveremo? Sempre qui su YouTube, magari facciamo una bella top gadget, mentre per aggiornamenti costanti vi ricordo di seguirmi ovviamente su Instagram perché è molto molto importante. Detto questo, io vi lascio qui sotto sempre il link per l'acquisto, adesso sono anche in offerta, da 99 sono a 80 euro circa, non so quando vedrete questo video e generalmente non so nemmeno a che prezzo saranno poi quando
quando andrà online. La fotocamera oggi non vuole collaborare, cattivona. Ma comunque io vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste cuffie. Fatemi sapere se vorreste un video aggiornamento. Fatemi sapere tutto quello che volete sapere. E quindi nulla ragazzi, grazie mille per tutto il supporto, come sempre, un bacio e un abbraccio, da Gio è tutto, vi aspetto domenica per un nuovo video bello carico, non vedo l'ora, ci vediamo.